BuzzBlog, siamo con Diego Sandré di Rinasciamo APS. Rinasciamo APS nasce da un'aggregazione di gruppi nati sui social nel casalese, nord astigiano, e abbiamo deciso di organizzare un'associazione di promozione sociale per poter aggregarci e lavorare in tranquillità sulle nostre iniziative che abbiamo iniziato a fare nel periodo di chiusura quasi totale. Abbiamo incominciato a fare mercatini, eventi conoscitivi. Col passare del tempo e con l'estate che è entrata ci siamo messi anche in contatto con tutte le altre associazioni, sia del casalese che dell'alessandrino, e abbiamo appunto preso questa decisione di allargarci un attimino e provare a entrare nella nostra provincia per allargare il nostro pensiero e la nostra voglia di fare per poter andare avanti. Rinasciamo APS nasce come un'associazione di promozione sociale, ma proprio per aiutare e creare aggregazione tra le persone delle nostre zone. Le nostre zone sono abbastanza rurali, quindi noi ci stiamo attivando molto come obiettivo dell'autoproduzione alimentare e dell'autoproduzione energetica. Quindi stiamo lavorando, stiamo prendendo contatti e presumo che stiamo lavorando bene. I numeri a tuttora non sono altissimi, ma piano piano la gente sta arrivando e sta capendo qual è il nostro obiettivo. Questo è un momento di aggregazione. Negli ultimi mesi invece tutto quello che era il movimento è evidente che si è disgregato e spaccato in tante sigle che non sono più unite, hanno scelto strade diverse, percorsi politici diversi. Qui andate un po' in senso contrario perché state provando a riaggregare. Sì. Abbiamo provato a riaggregare perché abbiamo trovato comprensione in molti gruppi che hanno lasciato un pochettino da parte quello che era e quella che hanno voluto cercare di portare, la disgregazione tra le persone iniettando la politica, portando le persone, il governo al voto e tutte queste cose qua. Noi come associazione, che già da statuto avevamo deciso di essere apartitici, apolitici, abbiamo lasciato passare questo messaggio e abbiamo continuato per il nostro percorso. E quindi con tutte le associazioni, con tutte le persone che abbiamo conosciuto prima di organizzare questo incontro, c'era una totale solidarietà e comprensione di questo problema, di questa problematica. Grazie Diego, qui BuzzBlog da Alessandria. Grazie mille a voi, buonasera.